Gli scopi dell'Osservatorio per la pubblica istruzione sono di favorire accordi e progetti di relazione per la lotta all'insuccesso e alla dispersione scolastica attraverso progetti integrati, la piena attuazione del diritto allo studio, la conoscenza del fenomeno della mobilità territoriale. Lo studio analizza la situazione nel contesto socio-economico con particolare attenzione sulle ricadute sul mondo scolastico e giovanile. Riporta inoltre dati rilevanti e di elaborazione e consistenza di tipologie dei frequentanti degli istituti scolastici, gli enti di formazione, apprendistato, mobilità scolastica, scelte di indirizzo, dispersione ripetenti. Nei prossimi mesi assisteremo a un miglioramento da un punto di vista dell'edilizia scolastica, perché questa provincia riceverà 20 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole da parte della Regione. Dopodiché ci sono dei progetti che puntano a crescere le competenze dei ragazzi, soprattutto con le nuove tecnologie, sono parecchi milioni di euro con il Fondo Sociale Europeo, quindi sempre tramite regione. Oggi è importante che i ragazzi abbiano un bagaglio di competenze sufficiente che possa consentire loro di trovare una collocazione nel mercato del lavoro, e noi ci stiamo orientando, sia pure tra tante difficoltà, su questo versante. Un dato sul quale forse vale la pena di riflettere è che c'è una inclinazione enorme nella nostra provincia sui licei e forse c'è una richiesta ancora troppo bassa verso istituti tecnici professionali, alcuni dei quali sono anche di buona qualità e li stiamo potenziando. Sotto questo aspetto c'è da fare una riflessione per incentivare anche il ricorso agli istituti tecnici professionali. Bisogna tener conto delle difficoltà che la provincia di Teramo ha nella gestione delle scuole, soprattutto gli istituti superiori, che in pratica comportano una movimentazione di ragazzi su un sistema viario che ha le sue difficoltà, ma legate soprattutto all'orografia del nostro territorio. Le esigenze dei ragazzi è quella di frequentare queste scuole e quindi vincere la difficoltà logistica, come dicevo, quindi tocca svegliarsi presto per raggiungere queste sedi che non si trovano nelle vicinanze di questi paesi dell'entroterra, e quindi anche da un punto di vista istituzionale bisogna tener conto di questi aspetti e magari privilegiare questi paesi per farlo con la cognizione di rimetterci, ma comunque rendere un servizio ed elevare quello che è lo spessore culturale di ogni cittadino.